Jayo Radha Madhava Kunjami Hari. Jaya Gopi Jana Vallabha Giri Valari. Jayo Radha Madhava Kunjami Hari. Jaya Gopi Jana Vallabha Grivaradari. Yashodanandana Braja Jaganandana. Yashodanandana Braja Jaganandana. Yamuna Tiravanachari. Yamuna Tiravanachari. Jayo Radha Madhava Kunjami Hari. Jaya Gopi Janna Vallabha Giri Valari. Shodanandana Braja Jaganandana. Yashodanandana Braja Jaganandana. Yamuna Tiravanachari. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Allora, oggi leggiamo dalla Prabhupada Lilamrita, la parte quinta, sviluppando Mayapur, il capitolo. Il punto dove siamo è praticamente dopo il primo Ratayata di Londra, che è il 7 luglio 1973, l'ultima parte che abbiamo raccontato. E ora continuiamo dalla fine della descrizione della festa, quando Prabhupada manda una lettera ai suoi discepoli a Los Angeles per dirgli cosa, per dire cosa, come è andato il festival. E quindi partiamo. Prabhupada scrive: sarete contenti di sapere il Ratayatra a Londra ha avuto molto successo. Il Daily Guardian ha riportato in copertina una fotografia del carro e ha affermato che vi era competizione tra noi e il monumento alla memoria di Nelson in Trafalgar Square. La mia salute è buona, cerco di fare una passeggiata ogni giorno e di continuare le lezioni del mattino. In un'altra lettera Prabhupada scrisse: il nostro festival qui è stato ben accolto e io mi sono sentito ispirato dal fatto di essere in grado di camminare e danzare per tutto il tragitto
che separa Hyde Park da Trafalgar Square. Srila Prabhupada fissò un programma preciso al Bhaktivedanta Menor. Qui al Bhaktivedanta Menor egli scrisse: il luogo è il migliore che si possa immaginare, la calma e la quiete vi regnano e il villaggio è pulito e ordinato. La stanza di Prabhupada, al secondo piano, era spaziosa abbastanza da contenere comodamente 50 ospiti e le grandi finestre si aprivano su ampi giardini. Prabhupada disse che se i devoti avessero ripulito il lago e mantenuto in ordine il giardino, sarebbe rimasto sempre al Bhaktivedanta Manor per tradurre in pace. Avrebbe dovuto tenere alcune mucche e usare la parte in eccedenza della terra per coltivazioni. Sebbene i devoti non fossero vissuti per lungo tempo al Manor e avessero fatto poco per migliorare il fabbricato e il terreno, Prabhupada indicò un luogo in cui essi avrebbero potuto un giorno costruire un tempio di 30 piani, il palazzo più grande di tutta Londra. Promise che sarebbe rimasto per 2 mesi e avrebbe installato le divinità di Radha e Krishna nel giorno di Janmashtami. Avrebbe anche sorvegliato la costruzione della sala del tempio e dell'altare. Ogni mattina alle 6 Prabhupada lasciava il Manor per la passeggiata che durava un'ora. Non vi erano restrizioni per chi volesse unirsi al gruppo e talvolta una ventina di devoti lo seguivano cercando di ascoltare ciò che gli diceva. Guardando verso l'orizzonte, egli osservò che Lechmore Heights gli ricordava Vrindavana. Prabhupada discendeva per la strada fino a Piazza Roundabout. Vagabondava nei pressi di un campo di grano e finalmente tornava a Lechmore Heights e al Manor. Un vigile del luogo era diventato amico dei devoti e salutava regolarmente Prabhupada. A Prabhupada piaceva in particolare la pulizia del villaggio e spesso faceva rilevare anche le più piccole tracce di rifiuti sui prati del Manor. Il villaggio, diceva, era più pulito delle città americane. Syamasundara aveva promesso a Prabhupada molte visite interessanti e Prabhupada ricambiava promettendo che sarebbe rimasto in Inghilterra finché le persone avessero continuato a fargli visita con interesse. Ogni sera uno o due ospiti, tra cui studiosi, preti, celebrità occasionali, venivano a visitare Prabhupada per un paio di ore. Prabhupada sembrava particolarmente ansioso di presentare la filosofia della coscienza di Krishna alle persone intelligenti. Come i più importanti filosofi della Gita e del Bhagavatam situati nel Parampara Vaishnava, egli aveva completamente realizzato la conclusione dell'letteratura vedica. Aveva acquisito molta esperienza nella neutralizzare la sfida delle filosofie atee e sapeva che cosa aspettarsi dai cristiani mayavadi atei. Tutti, se un ospite citava un filosofo o una scuola filosofica che non gli era familiare, Prabhupada si informava soltanto qual è la sua filosofia. Inevitabilmente riconosceva la nuova filosofia per quello che era, una vecchia familiare filosofia mondana. Forse in una nuova variazione che poteva essere facilmente sconfitta o portata alla perfezione grazie alla coscienza di Krishna. Prabhupada era sempre ansioso di glorificare Krishna e di ripetere il messaggio di Krishna e con completa entusiastica freschezza presentava di nuovo gli stessi punti già presentati molte volte. Diceva di essere come una mucca pronta a dare il latte in ogni campo. In India, in America o in Inghilterra, egli avrebbe sempre dato il medesimo latte nettario della Bhagavad Gita. La giornata intera di Prabhupada, la sua traduzione all'alba della Chaitanya Charitamrita, la lezione del Bhagavad Gita e i discorsi con gli ospiti, girava tutto attorno alla filosofia. In Scozia, a un uomo che lo aveva sfidato dicendo che non era necessario presentare Dio attraverso la filosofia, Prabhupada aveva risposto: di che cosa ti aspetti che parli? Che ti racconti storie di fate? La filosofia era necessaria, soprattutto per le persone cosiddette intelligenti, la cui mente sollevava tanti dubbi intellettuali. E inoltre, parlare sempre di Krishna agli altri, diceva Prabhupada, è un sintomo di amore.
Mosso a compassione per la sofferenza altrui, Prabhupada riferiva sempre il messaggio di Krishna e non si stancava mai di ripeterlo. Era incollerito in modo genuino per gli speculatori atei che sviavano le persone considerandole che le filosofie materialistiche e impersonalistiche distruggono l'opportunità che esse hanno di trovare una soluzione alla sofferenza della vita. Tutte le volte che ascoltava discussioni sulla dottrina Mayavadi, Prabhupada si infuocava, non la tollerava, doveva correggerla. Quando dopo una lezione al Manor, un ragazzo aveva riferito di aver ascoltato qualcuno che aveva chiamato il canto Hare Krishna un piccolo bluff, Prabhupada aveva risposto: chi dice bluff? Chi è quello sciocco? Chi è quel mascalzone? Era pronto a lottare contro quell'ateo per glorificare Krishna. Questo era l'urgenza naturale di Prabhupada. Per questo gli poteva continuare senza fermarsi mai. Voleva dare agli altri la coscienza di Krishna, non aveva altra vita. Anche mentre si riposava nell'intimità della sua stanza, egli parlava sempre della coscienza di Krishna. I devoti avevano inviato molti eminenti cittadini britannici a venire da Prabhupada e le risposte erano state positive. L'economista Ernest Schumacher e anche il filosofo Sri Alfred J. Iyer promisero di venire. Quando Shamasundra mise al corrente Prabhupada nell'autorità di Mr. Iyer, Prabhupada si informò. Qual è la sua filosofia? Beh, rispose Shamasundra, non crede nell'esistenza di Dio. Io glielo dimostrerò, rispose Prabhupada. Gli chiederò che cosa egli vuol significare con l'esistenza di Dio. Prabhupada amava incontrare i filosofi, li metteva alle strette e li sconfiggeva. Lo storico Arnold Toynbee era vecchio e invalido. Per questa ragione Prabhupada accettò di vederlo nella sua residenza. Interessato dall'argomento sulla vita dopo la morte, il dottor Toynbee interrogò Prabhupada riguardo il karma. La maggior parte delle persone teme la morte, egli disse. Prabhupada era d'accordo e aggiunse che secondo un astrologo, uno dei più recenti leader dell'India era rinato come cane. Perciò essi temono di aver percepito di dover precipitare in basso, disse. Quando Toynbee chiese se il karma poteva essere cambiato, Prabhupada rispose di sì, ma spiegò che ciò era possibile solo con la bhakti, la devozione a Dio. Arnold Toynbee disse: non molta gente in Occidente oggi pensa così. Prabhupada: dimostrano di aver poca intelligenza, disse. Non va bene. Se accettano la coscienza di Krishna, possono continuare a vivere e a lavorare in città. Tuttavia, devono modificare il livello della loro coscienza. Allora, automaticamente, ogni cosa si verificherà. Srila Prabhupada si informò sul libro che Toynbee stava riscrivendo e il professore rispose che la sua ricerca prendeva in considerazione l'influenza esercitata dalla Grecia antica sulla Grecia attuale. I greci sono venuti dall'India, disse Prabhupada. La cultura vedica regnava un tempo su tutto il mondo. Gradualmente fu sostituita da un nuovo genere di cultura, come è accaduto con la recente divisione dell'India e del Pakistan. Prabhupada spiegò che in futuro i governi sarebbero caduti in mano dei mascalzoni e dei ladri, il cui solo interesse sarebbe stato quello di sfruttare i cittadini. Vi sarebbe stata carestia di cibo. I governi avrebbero sovraccaricato i cittadini di un tale cumulo di tasse che gli uomini sarebbero stati costretti a trovare rifugio nelle foreste. Solo la gente cosciente di Dio sarebbe stata libera. Il futuro sarebbe stato un oceano di errori con un solo elemento di salvezza. Col semplice canto dei nomi di Krishna sarebbe stato possibile liberarsi. Anche ora, aggiunse Prabhupada, gli hippie si isolano e gli uomini si separano dalle mogli e dal denaro per vivere sulle colline e nelle foreste, delusi al massimo grado. Possiamo predire il futuro in questo modo, disse Prabhupada. Arnold B. In India i capi seguono i Veda? Chiede. Prabhupada: no, li stanno mettendo da parte. I politici indiani di oggi non sono molto soddisfatti dei Veda. Li mandano al mercato. Io ho cominciato a predicare tra gli indiani e tra gli americani e per i prossimi 10.000 anni la coscienza di Krishna sarà incrementata. Poi il Kali Yuga assumerà la sua lugubre caratterizzazione. 10.000 anni non è un periodo così corto. Questo è il nostro dovere e favore di Krishna.
Arnold Tobie. Lavora molto, Prabhupada, in tutto il mondo. Un giovane prete, barbuto, attivo nel servizio sociale, visitò Prabhupada e su sua sollecitazione discusse con Prabhupada circa il consumo di carne in riferimento alla Bibbia. Durante la discussione, Hamasanduta e Pradyumna citarono passi della Bibbia contro il consumo di carne. Più tardi, dopo che il prete se ne fu andato, Prabhupada richiamò Hamasanduta nella sua stanza e gli disse: «Non era molto conveniente per noi parlare con lui sulla base della Bibbia. Meglio riferirsi alla Gita. Perché disturbarsi ad avvicinarli per poi compromettersi o cooperare? Essi non saranno mai convinti. Qual è l'utilità di incontrare il Papa?» Quelli che sono inclini a mangiare la carne, disse Prabhupada, potranno sempre trovare qualche citazione nella Bibbia, come l'alleanza con Noè dopo il diluvio. Non sappiamo nemmeno quali cose orribili accadono nei mattatoi, egli disse. Nessuno vede queste cose. Il mattino successivo, durante la passeggiata, Prabhupada continuò a parlare della discussione avuto col prete. Essi, disse Prabhupada, uccidono in nome della religione. Il Bhagavatam dice che questa religione ingannevole deve essere rifiutata e sostituita con la semplice adorazione di Dio. Devoto, il prete ieri sera sosteneva che Gesù mangiava la carne. Prabhupada, allora Gesù si contraddiceva e gli disse anche: non uccidere, non si dovrebbe imitare gli Ishvara. Un mendicante hippie in India fuma ganja e sostiene di essere un devoto di Shiva. Noi non dobbiamo imitare i potenti, coloro che controllano. Quel prete sostiene anche che la Bibbia non afferma non uccidere, ma solo non commettere omicidio. Io gli ho risposto che se il significato dell'espressione in lingua ebraica originale è realmente non commettere assassinio. Allora Gesù stava predicando alla quarta, alla decima classe di uomini, gli assassini, e la prova che essi lo assassinarono. E la prova è che essi lo assassinarono. Ma che cosa possono capire di Dio persone di questa fatta? Quando glielo ho fatto osservare, il prete è rimasto in silenzio, non ha risposto. Un altro prete venne a vedere Prabhupada e di nuovo vi fu la medesima domanda. Prabhupada gli chiese: «Sei a favore di chi uccide?» Il prete rispose: «Beh, è un mondo degradato.» «Il mondo è degradato», disse Prabhupada. «Ma noi non dobbiamo essere nel numero di degradati.» Il prete citò l'alleanza con Noè. Prabhupada rispose: «Forse Noè lo concesse a quel tempo, il tempo della devastazione. Ma ciò non significa che dobbiate sempre farlo. In quel periodo mangiare qualsiasi cosa voleva dire restare vivi, ma ora vi è tale abbondanza di cibo per mantenersi in salute senza dover ricorrere ai mattatoi. Nella Bhagavad Gita Krishna dice: proteggi le mucche, questo è il dovere dei Vaisya. Sebbene Prabhupada conversasse volentieri con i cristiani, ammise in privato che discutere con loro era una perdita di tempo. Non saranno mai d'accordo, disse. Anche se li vinci, la cosa migliore da fare con le persone in generale consiste nel diffondere il canto Hare Krishna, come al festival del Ratha Yatra. Cantare, danzare, prendere il prasadam, invitare tutti a unirsi in ogni caso. Prabhupada aggiunse: essi non seguono neanche gli insegnamenti che hanno ricevuto. Un altro ragazzo venne da me e mi disse che voleva parlarmi. Sono un cristiano, aveva detto, ma io gli risposi: tu non sei cristiano, tu non ucciderai. Un uomo di Calcutta venne a visitare Prabhupada, ma appena ebbe cominciato a parlare di Krishna, Prabhupada l'interruppe. Krishna è molto difficile da capire, stiamo solo cercando di capire che esiste una prossima vita. Ma i cristiani dicono che non esiste una vita futura, rispose l'uomo. Alla fine di questa vita si va in paradiso o all'inferno. Ma se parlano di andare in paradiso, rispose Prabhupada, allora è quella la prossima vita. Conoscere Krishna invece è possibile soltanto per il più perfetto tra migliaia di uomini.
un tale Mr. Kumar, che talvolta restava un po' di tempo a Londra, andò a trovare Prabhupada con molte domande. Voleva lavorare per la ISKCON e gli disse guadagnare un po' di denaro e far tornare in India sua madre. No, rispose Prabhupada. Il nostro lavoro di 24 ore al giorno è fatto senza remunerazione. Mr. Kumar dette suggerimenti per migliorare l'ISKCON. I devoti dovevano studiare di più, diceva, soprattutto il sanscrito e diventare degli studiosi. Prabhupada lo contraddisse. Tutto ciò di cui abbiamo bisogno è di essere dedicati. Io non sono un grande studioso di sanscrito, ma sto avendo successo e anche gli studiosi dicono che va bene. Il Guru Maharaj, del mio Guru Maharaj, Gaura Kisora Dasa Babaji Maharaj, era un illetterato, eppure il suo discepolo, Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Maharaj, è il più grande studioso del tempo. Il nostro principio non consiste nell'impegnare il tempo per imparare qualcosa al fine di diventare esperti nella predica. Bisogna invece predicare qualunque sia il livello della nostra coscienza. Lezione il mattino, lezione la sera e si leggono i miei libri, questo sarà sufficiente. Un giorno i devoti portarono a Prabhupada il ritaglio di un giornale che conteneva l'affermazione di un professore di Oxford, il dottor D. Zachner. Questi aveva sostenuto in una conferenza di carattere religioso che gli insegnamenti di Sri Krishna e della Bhagavad Gita erano immortali. Il dottor Zachner aveva detto che un famoso assassino forse era stato influenzato dalla Bhagavad Gita perché Sri Krishna afferma che l'anima è immortale e quindi il fatto di uccidere poteva essere giustificato. Srila Prabhupada restò disgustato dall'ignoranza del professore. Nel corso della sua passeggiata mattutina, Prabhupada dettò al suo segretario alcune argomentazioni da usare in una lettera al dottor Zahner. George Harrison avvicinò Srila Prabhupada con un'attitudine sottomessa, simile a quella dei discepoli di Prabhupada. Prabhupada e George presero il prasadam insieme, un pranzo speciale di samosa, halava, verdure, crema acida e puri. Mentre gustavano il prasadam, Prabhupada citò il fatto che alcune panda di Vrindavana, guide di professione addetti ai luoghi santi, mangiano troppo. Prabhupada aggiunse che una volta uno dei loro mangiò tanto che fu quasi sul punto di morire. In quel momento rassicurò il figlio con queste parole: «Almeno sto morendo a causa del cibo, non della fame. Morire di fame è inglorioso». Parlando con George, Prabhupada sorrideva dandogli atto con gratitudine la sua donazione del Menor. «Hai visto la mia stanza?» chiese Prabhupada. «In realtà si tratta della tua stanza, non della mia». «No», protestò George, preferendo assumere il tono di un umile discepolo. «È la casa di Krishna, è la tua stanza». Quando George confidò a Prabhupada che accettando la coscienza di Krishna aveva pe perso gli amici, Prabhupada gli rispose di non preoccuparsi e gli lesse a George quel passo della Gita in cui Krishna spiega che egli può essere conosciuto soltanto attraverso il servizio devozionale. Nel futuro, disse George, l'ISKCON sarà così grande da richiedere un'organizzazione esecutiva. Prabhupada: «Ho diviso il mondo in 12 zone con 12 rappresentanti, finché essi si uniformeranno ai principi spirituali, Krishna li aiuterà». Prima di partire, George assicurò a Prabhupada che lo avrebbe aiutato a incrementare i suoi templi. Più tardi, Prabhupada commentò: «Krishna sta dando speranza a George dall'interno». Un giorno capitò in visita un vecchio conoscenza, Allen Ginsberg, che indossava una tuta con bretelle, una camicia sbiadita e portava un piccolo armonium costruito in India. «Stai ancora cantando Hare Krishna?» si informò Prabhupada. «Sì», rispose Allen, «canto ancora Hare Krishna, ma canto anche altre cose». Allen chiese a Prabhupada se gradiva ascoltarlo cantare e suonare. Prabhupada annuì. Allen cominciò a suonare sull'armonium cantando Om, e ogni recitazione dell'Om, la sua voce diventava più profonda. Om.
Quando il canto fu terminato, Prabhupada cominciò a ridere. Puoi cantare tutto ciò che vuoi, disse, ma continua a cantare Hare Krishna, finché canterai Hare Krishna, ogni altra cosa andrà bene. Prabhupada poi concesse a molti devoti di unirsi a loro in grande kirtan, pieno di felicità. Attraverso George Harrison, un altro famoso cantante e musicista pop, Donovan fu trascinato a vedere il famoso leader del movimento Hare Krishna. Donovan era accompagnato da un amico musicista e dalle loro due ragazze in minigonna. Essi si sedettero in imbarazzato silenzio di fronte a Prabhupada. Prabhupada disse, esiste un verso dei Veda in cui è detto che la musica è la più alta forma di educazione. Poi cominciò a spiegare come un musicista poteva servire Krishna. Dovreste fare come l'amico George, disse Prabhupada. Noi vi daremo i temi e voi potrete scrivere le canzoni. Prabhupada aggiunse che tutto, anche il denaro, poteva essere usato al servizio di Krishna. Ma il denaro è materiale, interruppe la ragazza di Donovan. Come puoi sapere ciò che è materiale e ciò che è spirituale, disse Prabhupada. Poi, rivolto a Donovan, aggiunse, capisci? Donovan umilmente rispose che era un po' tonto, ma avrebbe tentato. La ragazza di Donovan allora si chinò verso di lui e gli bisbigliò qualcosa all'orecchio. Subito Donovan si alzò dicendo, bene, dobbiamo andare ora, dobbiamo andare ora. Prabhupada insistette che prendessero prima un po' di prasada. Appena gli ospiti se ne furono andati, Prabhupada e i suoi ospiti cominciarono a ridere. Prabhupada disse, lei pensava, puntini puntini, e incoraggiò i suoi discepoli a finire il pensiero. Sì, disse Yogeshwara, lei pensava che se Krishna prendeva lui, allora lei l'avrebbe perso. A Prabhupada piaceva tanto predicare e ospiti importanti che voleva continuare a farlo dovunque egli viaggiasse. Dovunque andrò, scrisse a uno dei suoi discepoli, questa tattica di invitare uomini importanti a parlare con me del movimento della coscienza di Krishna dovrebbe essere mantenuta. Prabhupada trascorse un mese al Manor e ancora mancavano alcune settimane a Jammastami e all'installazione delle divinità. Così, quando Bhagavan invitò Prabhupada ad andare a Parigi e a installare le divinità di Radha e Krishna, Prabhupada accettò. Parigi, 9 agosto 1973. I devoti avevano organizzato il ricevimento ufficiale di Srila Prabhupada alla City Hall, alla presenza del sindaco di Parigi e dei suoi collaboratori. Prabhupada disse che se i capi del governo non insegnano ai cittadini la genuina conoscenza di Krishna, significa che non sono leader responsabili. Riportando questo discorso sul giornale, il giorno successivo un giornalista affermò che lo Swami aveva criticato perfino Napoleone Bonaparte. Bhagavan disse, ci eravamo da poco trasferiti al nuovo tempio di Ru, di Rue Lesueur 4 a Parigi e avevamo appena ricevuto le divinità di Radha e Krishna. Prabhupada aveva incaricato Pradyumna di cantare i mantra e di versare le sostanze richieste sulle divinità. Mentre egli era seduto sul Vyasasan e dava le direttive osservando. Io assistevo quando a un certo punto mi girai e mi accorsi che Prabhupada si era alzato e mi era venuto vicino. Poi, prendendo le sostanze con la mano, stava cospargendo con quelle il volto di loto di Srimati Radharani. Dopo che le divinità furono installate sull'altare, Srila Prabhupada si avvicinò per offrire l'arati e io lo servì porgendogli gli oggetti utilizzati per l'adorazione. Dopo l'installazione salimmo nella stanza di Prabhupada e con molta ansia io gli chiesi di compiacersi di dare un nome alle divinità.
Egli si appoggiò alla schienale della sedia e disse che le divinità sarebbero state note col nome di Radha, Paris, Isvara. Egli poi continuò a parlare e osservò che in India le persone guardano all'Inghilterra per l'educazione e a Parigi per la gratificazione dei sensi. Cominciò a ridere e aggiunse che Krishna era venuto a Parigi per trovare alcune gopi. Alcune ragazze francesi, infatti, i volti delle ragazze di Parigi sono considerati più belli. Radharani è così bella, disse Prabhupada, proprio come una parigina. Krishna è venuto qui a cercare questa, che è la più bella di tutte le gopi, perciò egli è Paris Ishvara. 15 agosto. Prabhupada tornò a Londra all'arrivo dell'ultima posta proveniente dall'India. Era sorta una complicazione legale riguardo all'atto di vendita della terra dell'ISKCON ad Hyderabad. Prabhupada scrisse al suo discepolo Mamsa, mettendolo in guardia dal farsi coinvolgere in un'altra vicenda come quella di Bombay. Quando Prabhupada seppe che la costruzione del tempio a Vrindavana proseguiva bene, rispose: «Sono contento di sapervi completamente assorti nel progetto del vostro tempio di Vrindavana e che vi state impegnando a fondo nel tentativo di portarlo avanti. Anche io prego Krishna affinché vi dia l'intelligenza per compiere ogni cosa a dovere». In una sua lettera a un discepolo dell'Hawaii, Prabhupada diceva scusa per non aver risposto a una sua lettera. Ero molto occupato a Bombay per la terra di appartenente a Mr. N. Ora egli è morto ed è finita, ma ci ha procurato un numero enorme di ostacoli. Ci sono ancora alcune difficoltà, ma spero che queste potranno essere superate senza indugio. Scrivendo a Tamala Krishna Goswami a Bombay, Prabhupada era attento come sempre al primo sentore di controversie in quel luogo. Sebbene i devoti fossero rimasti in possesso della terra e il tempio provvisorio fosse stato ricostruito, non vi era ancora in visita alcuna definizione del contratto di vendita. Se la signora N non ha intenzione di venderci la terra, quale nuova misura dovremmo adottare? Abbiamo agito penalmente contro di lei per il tentativo di spogliarci dalla terra e cos'è accaduto in quel caso? L'idea è che se lei non ha intenzione di venderci la terra e nello stesso tempo non ci restituisce il denaro, più i danni e gli interessi, e occasionalmente cerca di portarci via la terra. Qual è il passo successivo che dobbiamo fare? Chi ha dato un numero tale di fastidi e di noie? Prabhupada scrisse anche ai suoi discepoli di Mayapur. Sì, la costruzione di Mayapur deve essere completamente finita prima del mio ritorno. La prossima volta non devono esserci operai e carpentieri con i loro assordanti rumori. Avrei continuato a restare a Mayapur, ma il rumore dei martelli mi ha fatto fuggire. Quando avrete completamente finito, verrò là, altrimenti non verrò. Prabhupada rispose anche a dozzine di lettere provenienti dall'America, dove i devoti stavano diventando sempre più abili nella distribuzione di libri. Le loro lettere contenevano domande cruciali su cui solo Prabhupada poteva rispondere. Quanto era importante la distribuzione dei libri? Potevano i devoti abbandonare i loro indumenti e indossare regolari vestiti occidentali per distribuire meglio i libri tra la gente? Era più importante il canto sulle strade e la distribuzione dei libri? Che cosa ne pensava Prabhupada di fornirsi di autobus e di furgoni per spostarsi nel paese? Poteva viaggiare con le divinità nei furgoni? Nelle loro lettere a Prabhupada generalmente i devoti citavano i loro punti di vista, eppure essi attendevano rispettosamente la sua risposta definitiva. Il movimento per la coscienza di Krishna si era ormai ingrandito e aveva sua risposta definitiva. E aveva una potenza di sviluppo ancora più grande. All'interno dell'ISKCON la volontà di Prabhupada era così potente che una lettera da lui inviata avrebbe ristabilito una linea di condotta per anni a venire. Sembrava che Prabhupada sedesse tranquillo nella sua stanza al Manor, seguendo la sua routine giornaliera di bagno, di cibo
e di incontri serali con gli ospiti, ma contemporaneamente egli stava dirigendo migliaia di giovani uomini e donne in tutto il mondo e li mandava a compiere azioni di guerra contro Maya. Non vi sono obiezioni per servirsi di vestiti occidentali al fine di distribuire i miei libri. Non è necessario che indossiamo sempre le nostre vesti, ma dovremo sempre avere Sika e Tilak. Tuttavia, si può indossare una parrucca, un cappello, secondo quanto tu dici. Ci si può servire di tutto ciò che ci pone in una posizione favorevole per mettere in pratica la coscienza di Krishna. Non dimenticate i nostri principi, ma talvolta è possibile adoperare qualche mezzo di ripiego per distribuire i libri. Io in un modo o nell'altro distribuire i libri se volete distribuite i libri. Se volete incoraggiare la gente nel canto, allora il vestito non ha molta importanza. I devoti chiedevano ripetutamente chiarimenti per sapere fino a che punto il fine giustifica i mezzi nell'adempimento dell'ordine di Srila Prabhupada di distribuire libri su vasta scala. Poiché Prabhupada era libero da ogni motivazione materiale, poteva vedere con chiarezza quel che era il comportamento cosciente di Krishna da tenere. Arrivo. Qui c'è un altro pezzo riguardo quello che diceva Prabhupada riguardo questa cosa. Finisco di leggere questo, che sono 8:30 anche. Riguardo alla domanda che mi avete fatto circa i gruppi di Sankirtana, viaggiante e la vendita dei libri, è vero, ci si serve di denaro, perciò questa è la vera predica. Vendere i libri, possiamo forse parlare meglio noi dei libri? Almeno chiunque compri un libro lo esaminerà, la vera predica consiste nel vendere i libri. Dovreste però conoscere la tattica di vendere senza irritare. La vostra lezione di 3 minuti potrà far ben poco, ma se chi compra leggerà una pagina potrà cambiare la sua vita. Tuttavia non gli vogliamo irritare nessuno. Se qualcuno si allontana per il vostro comportamento aggressivo, allora siete sciocchi e questo è il vostro insuccesso. Non siete riusciti a vendere un libro, né lui è rimasto. Se invece vendete un libro, avrete ottenuto un vero successo nella predica. Questo è l'attestato del mio Guru Maharaj. Se qualcuno, un brahmachari, vende una rivista da poche lire, se uno dei vostri brahmachari esce a vendere qualche copia, il maestro sarà veramente contento e dirà: «Oh, sei stato bravo, perciò la distribuzione dei libri è la nostra vera predica». Se ancora non dominate perfettamente la materia, questo è un errore vostro. Tuttavia, il successo della predica sarà reso sostanziale dal numero dei libri distribuito. Qualsiasi cosa si voglia vendere, si deve sollecitare se volete che ci sia dato un po' di denaro per il servizio di Krishna. Questo è l'aspetto positivo, perché chi compra avrà la possibilità di leggere qualcosa che riguarda la coscienza trascendentale, ma se li irritate e li fate andare via, significherà che avete poca intelligenza.